Ci ha raggiunto anche Max Nardari, regista, ciao, produttore. Ciao, tra l'altro hai, Max, una t-shirt locandina. Sì, amici, cioè, per caso. Amici per caso, tipo sì, i Sandwich Man. Ormai siamo lanciatissimi. È il momento dell'uscita, quindi ci tenevo tantissimo. Però ci raccontate un po' di cosa parla questo film, perché da questa clip un po'... capiamo, no? Sì, sì. Un rapporto particolare tra quei due giovani in cui Orietta ha fatto irruzione, vero? È una commedia divertente, brillante, su due personaggi che si incontrano, due giovani, sono due coppie che scoppiano, un ragazzo romanaccio che pensa solo alla Roma, un po' ignorantello, che è Filippo Contri, e l'altro che è Filippo Tirabassi, che invece è un gay risolto, che però mette in affitto la sua stanza perché ha un problema col suo compagno. Quindi questi due vanno a abitare insieme e da lì parte una commedia degli equivoci, tocchiamo il tema dell'omofobia, ma in maniera molto divertente, con un sorriso, è un film proprio rivolto a tutti, anche perché loro due, questi due ragazzi si aiuteranno reciprocamente, e quindi è proprio una commedia brillante con delle tonalità un po' francesi, mi dicono un po' all'americana, e poi un cast soprattutto diverso dal solito, e in questo cast il fiore all'occhiello è Marina Sumo. Grazie Max. Devo dirti però, Fabio, che gli attori sono veramente tutti bravi, cioè c'è veramente un bellissimo cast, ricordo anche Mirko Frezza, Ludovico Fremonce, Giulia Schiavo, Beatrice Bruschi, sì, Rocco Fasano, insomma è un cast veramente bello. Dalle clip che abbiamo visto, un cast tra l'altro giovanissimo, no? Marina, ma ti chiedono consigli oppure tu magari li dai? Cioè, c'è qualcosa che manca a questi ragazzi, a questi attori diciamo di oggi? No, guarda, devo dirti che, allora... insomma, bisogna un pochettino... allora, ci sono degli attori che non ho... Oh no, oggi i ragazzi studiano anche, vanno a scuola, si preparano e sono molto bravi, perché fanno proprio le scuole di teatro, insomma. E poi ci sono ovviamente gli improvvisati, ma questo c'è sempre, c'è stato sempre. Per cui io invece vedo che magari gli attori che oggi vanno avanti sono ragazzi che anche si impegnano, che escono dalle scuole, hanno studiato e quindi, insomma... è giusto che abbiano anche successo e che lavorino, questo è importante, insomma. Va bene. Un lungo lavoro di casting per arrivare a questo risultato, quindi ci teniamo tantissimo, è un film fresco perché esce il 25 luglio, quindi invito tutti ad andare al cinema in 150 sale e poi continuiamo a fare la pubblicità al film. Vai così, Max. Ma poi anche la colonna sonora abbiamo fatto, è vero, abbiamo fatto un pezzo insieme, abbiamo cantato, va bene ragazzi, tra 5 giorni siamo tutti in sala a vedere questa primissima. Vi aspettiamo. Amici per caso, 25 luglio, regia e produzione di Max Nardari e Marina Suma. Grazie, la Fabio. Punta di diamante, come l'ha definita, come ti ha definita il tuo regista. Grazie di essere stati qui con noi. È disgraziato, guarda che te le do due cricche in faccia. Che mi hai fatto? Perché sono nudo? Che ci faccio? Mamma. Omero, amore. Ma era oggi il pranzo. Scusa, mi sono completamente scordato. Oh, mi è un brutto momento? Un pochino, sì, è un po' particolare. Poi dopo ti... puoi tornare tra 10 minuti? Non c'è problema. E te che c'hai da guardare? Ma che bel ragazzo, sembra un dio greco, Apollo.